Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati, sono Lucio su Food 18 Italia. Oggi siamo qui per chi non ci avesse ancora seguito sulla pagina Facebook e letto la notizia per una news veramente devastante per quanto riguarda FIFA e FIFA 19. Allora, è stato comunicato il 18 aprile 2018, quindi 24 ore fa, che l'accordo di licenza tra la UEFA e Konami, che è il produttore di PES 2018 e tutti i PES usciti nel corso degli anni, è stato chiuso, quindi finisce la partnership tra UEFA e Konami. Ciò significa che dopo la finale di Champions League di Kiev ci si potrà trattare per una nuova licenza e probabilmente quest'anno vincerà EA Sports e porterà la Champions League su FIFA 19. Una grandissima notizia per noi amanti del videogioco di FIFA e per tutti coloro che vogliono la Champions League su FIFA 19. Ora vedremo un concept creato da un utente Twitter, che è un designer che ha abituato, diciamo, la community a creare dei concept, quindi dei menu non reali ma ipotetici per la prossima versione di FIFA 19. Andiamo a vedere insieme. Maglia del Real Madrid, il suo Real Madrid con cui ha vinto l'ultima Champions League lo scorso anno ai danni della Juventus con un bel 4-1 in finale. Andiamo a vedere come potrebbe essere il menu di FIFA. Vediamo qui l'inizio del torneo della Champions League, le statistiche su partite giocate, possesso palla, percentuale di vittoria, passaggi. E qui un'immagine di Messi e Cristiano Ronaldo, due dei più rappresentativi giocatori mondiali e della Champions League. Ricordatevi che il concept è stato creato da Dan B Design, Daniel B, un utente Twitter che crea concept per FIFA e EA Sport. Chiaramente non ha nulla a che vedere ufficialmente con loro, bensì semplicemente è un concept, quindi una realizzazione grafica personalizzata. Che ve ne pare? Vi piace? Vi piacerebbe vedere la Champions League ed eventualmente anche l'Europa League in FIFA 19? Fatemelo sapere qui nei commenti, ricordatevi di mettere un like al video e iscrivetevi al canale. Un saluto da Lucio, da Cristiano Ronaldo e dalla Champions League. Ciao ragazzi!